Calabresi di Roma, ma più in generale per tutti gli italiani interessati a riscoprire la storia meno nota del nostro paese, l'onorevole Marco Sicari, consigliere di Roma Capitale, ha organizzato il convegno La nobiltà in Calabria. Da molti stimoli, perché rispolvera in occasione anche del 150° anno di Unità d'Italia, rispolvera con grande attenzione, con grande responsabilità quello che è il passato nostro italiano e del meridione. La cultura è un investimento ad alto reddito, ha detto. Questo libro e questa presentazione e questa iniziativa in qualche modo valorizzano questa tesi. Certamente, perché parlare di cultura calabrese a Roma, che è una capitale mondiale e che è anche la città più calabrese d'Italia, nel senso che ci sono oltre 600.000 calabresi di prima, seconda o terza generazione all'interno della città eterna, è un elemento importante. L'appuntamento ha avuto un valore duplice: parlare della cultura calabrese e farlo con la presentazione del libro La Gran Casa dei Ruffo di Bagnara, scritto dal giovanissimo storico bagnarese Domenico Gioffrè. Da cosa nasce l'idea di questo libro e più nello specifico lo spunto della storia che hai scelto? Sì, lo spunto nasce dalla voglia di conoscere la storia della mia terra, come diceva appunto l'onorevole, quindi di scoprire chi siamo, dove veniamo. Purtroppo la Calabria, Bagnara, Reggio ha conosciuto diversi terremoti, quindi non esistono più tracce visibili del nostro passato. Trovandomi insomma a ricercare, a fare ricerche, insomma uscivano via via nuove carte relative appunto a questa grande casata di Ruffo di Bagnara, che a Roma per esempio, a Napoli, hanno costruito enormi meravigliosi palazzi. Penso appunto al Palazzo Ruffo in Piazza Santi Apostoli dinanzi al Palazzo Colonna, la meravigliosa tomba del cardinale Tommaso Ruffo, e di fronte a queste vestigie non potevamo noi bagnaresi, noi calabresi, restare inermi, perché purtroppo il rischio è quello di perdere con il nostro passato, la nostra memoria. Se non conosciamo chi siamo, non possiamo andare avanti, non abbiamo un'identità, e questo è da questa cosa ho voluto procedere in questa ricerca. Dopo l'apertura dei lavori con l'accompagnamento musicale della violoncellista Ilaria Calabrò, l'evento, tenutosi al Campidoglio, è proseguito nell'analisi del passato calabrese, ma non solo. Fatto scoprire anche dei lati che mi hanno permesso poi di guardare oltre la mia terra di origine, di arrivare a Roma, e da Roma deve essere il nostro impegno per aiutare chi come me è nato al meridione, dal sud, ed è appunto a Roma, come ho detto prima, che da calabrese ho presentato una mozione lunedì scorso, la giornata in ricordo delle 900 vittime della mafia. Ho presentato una mozione dove ho chiesto al sindaco che Roma si deve costituire parte civile in tutti i processi di mafia, dove naturalmente è legittimata territorialmente parlando a poterlo fare.